Anche se l'andazzo lo conoscono bene, rimane sempre l'amaro in bocca. Per gli operatori ittici il primo giorno di fermo pesca è un giorno nero. Poca gente tra i banchi e i clienti abituali che latitano, come pure i turisti che alle volte ci hanno messo una pezza in queste situazioni. Primo giorno da dimenticare, ma quasi come tutti gli anni. Però adesso speriamo che arriva qualche forestiero che ci dà una mano. Gente di Fano poca, però il primo giorno è sempre così. Perché oggi non c'era tanta gente, capito? Magari più domani. Sarà un problema, perché i fanesi non si vedono più. Benché mangiano i truffelli decongelati tutto l'anno, però quando è questo periodo non ne mangiano più perché viene da fuori. Il pesce c'è, non si può dire di no, ma come era previsto, tutto di allevamento e di provenienza varia. Grecia, Croazia, sud della Francia e Mar Tirreno. Una domanda che ci fanno tutti. E quindi la risposta è sempre quella, purtroppo. Un po' del Tirreno, un po' della Croazia, un po' dell'allevamento. Però come le varietà ci sono? Ma qualcosina, dai, piano piano. A salvare un po' la situazione ci pensa la piccola pesca locale che, anche se in modiche quantità, che non possono certo accontentare le esigenze della ristorazione, almeno per la spesa quotidiana sopperisce al fabbisogno, con canocchie, sogliole, vongole e razze. E anche qualche esemplare proveniente da San Benedetto in giù, ma occhio ai prezzi. In più ci aiutiamo col fatto che da San Benedetto in giù ancora vanno in mare fino al 10 di agosto, quindi qualche prodotto, diciamo, lo possiamo ancora avere. Quindi fidandosi del pescivendolo, pesce fresco si trova? Sì, ancora qualcosa si trova. Non tutte le qualità, però bisogna accontentarsi. Ormai anche i consumatori, a furia di sentir parlare di tracciabilità e aree di competenza, si sono aguzzati l'ingegno. Ricordiamo che per distinguere quello locale sul bancone del pesce si va in cerca delle etichette che riportano per legge l'area di pesca, la GSA, che per noi è la 37.2.1. Mi sa che ne traiamo più svantaggi che vantaggi, questa è la realtà, poi uno può far credere quello che si pare, il ripopolamento, l'Adriatico, il pesce c'è, no? Per me è così, non perché vendo il pesce, perché mi riposo, mi fa anche comodo, però per la comunità in generale si mangia più cattivo, si spende di più e non aiuta certamente al turismo, poi si vede come siamo ridotti. Ma c'è anche chi in barba al fermo pesca e molto intelligentemente sfrutta ciò che il nostro mare ci può dare in questo periodo per fare gustose ricette. Oggi lei compra lo sgombro, come lo cucina? Dunque, lo cucino al forno. Ah. Lui me lo pulisce per bene, io sopra ci metto una salsa fatta con capperi, olive verdi, quelle calabresi, sì, pestate, e cipolla di Tropea, origano e aceto balsamico. Fantastico. Le mescolo per bene, metto uno strato sopra leggero, perché, sì, e poi, così, poi 25 minuti, 30 minuti al forno a 180 gradi.